Benvenuti amici telespettatori ad un'altra puntata di My Weddings. Anche oggi andremo ad approfondire temi diversi della cerimonia, ma prima di andarvi a presentare il nostro ospite di oggi, vi ricordo il nostro gioco delle coppie. Stefania, dove vi siete dati il primo bacio? Conte Milvio. E ora Massimo, dove vi siete dati il primo bacio? A Piazza di Spagna. E voi, avreste dato la risposta esatta? Mettetevi alla prova, partecipando al gioco delle coppie. Scrivetemi su myweddings@goltv.it e ai vincitori andrà l'organizzazione gratuita del vostro matrimonio. Vincere è facile. O quasi. E dunque scrivetemi, vi aspetto assolutamente qui in studio. Parliamo del tema di oggi, scenografie e dettagli sempre più curati nei matrimoni, ma per completare l'opera è fondamentale la figura del music designer che insieme agli sposi disegnerà la colonna musicale del vostro matrimonio. Ne parliamo con Antonio Nasca. Promise gives us springtime, the mixed and lonely winter so long. You hide the brilliant hush of evening, the tremblings on a brink of a lonely song. Ciao Erika. Bentornato Antonio, mi fai sempre emozionare tantissimo. Ci ispiri. Sì, assolutamente sì. Ben ritrovato quindi a My Weddings. Oggi puntata incentrata su un tema diverso. Facciamo un po' un excursus per quanto riguarda qui a My Weddings. Abbiamo parlato in generale del percorso musicale, abbiamo parlato la volta scorsa, ricordami, per quanto riguarda la musica all'interno della cerimonia religiosa. Oggi parleremo invece del ricevimento. Quindi il ricevimento, la musica all'interno del ricevimento. Esatto, altro momento importantissimo e fondamentale. Fondamentale. Perché fondamentale? Fondamentale perché è diviso a sua volta in tre parti e queste tre parti vanno cadenzate nel modo giusto, nel senso sempre dal punto di vista musicale. Le tre parti quali sono? La parte dell'aperitivo, la parte del pasto, quindi del pranzo, certo, della cena, e poi la parte dal buffet dei dolci in poi, taglio della torta e quindi la festa vera e propria. Il segreto sta nel differenziare il tipo di musica più adatto ad ognuno di questi tre momenti. L'andamento deve essere crescente per poi sfumare a fine serata nella fine del ricevimento. Appunto, cosa vuol dire andamento graduale per quanto riguarda un ricevimento? Vuol dire evitare di saturare le orecchie degli ospiti. Aiuto. ed aggredire con la musica le orecchie degli ospiti. Quindi, hai perfettamente. Dicevamo, mi ricordo nella prima volta che sei venuto qui ospita me, abbassa, esatto, te lo ricordi? Esatto. È vero, l'errore più frequente. Quindi durante l'aperitivo fare una musica di sottofondo allegra non deve essere noiosa, perché molto spesso viene fatta una errata similitudine, metafora tra la musica soft vuol dire musica noiosa. No, la musica può essere soft ma può essere anche piacevolmente non noiosa, allegra e di intrattenimento. L'aperitivo è un momento di aggregazione, quando gli ospiti si salutano perché magari in chiesa non hanno avuto modo, perché si rivedono dopo tanto tempo, perché hanno fame, hanno sete, soprattutto specialmente hanno fame, hanno sete. E quindi la musica deve essere un background, cioè deve essere un sottofondo piacevole, quindi repertori adatti sono il jazz, la bossa nova, lo swing o comunque brani anche di adesso, però rivisitati con quello stile. In chiave diversa. In quello stile. Quando si mangia, specialmente se si mangia al chiuso, io sconsiglio la musica live, proprio perché sennò abbassa. E quindi un sottofondo con una playlist da MP3, una filodiffusione scelta con gli sposi che abbia sempre un filo conduttore
idoneo e coerente con quello che si è scelto. Dai Dolci in poi c'è il giro di boa. Si cambia e si cambia con l'intrattenimento, con il ballo. Esatto, con l'intrattenimento che può essere più o meno ballabile a seconda di quello che vogliono gli sposi. E rispettando anche i repertori che desiderano gli sposi, sia con la musica live oppure con un DJ set. Questo poi lo andremo a vedere in seguito spiegando le varie possibilità. Antonio, spieghiamo la cosa. Cosa vuol dire essere un musicista versatile? Vuol dire avere l'opportunità e la capacità soprattutto di suonare più repertori, perché molto spesso si dà per scontato che ogni musicista che sa suonare un determinato strumento sappia suonare tutti i repertori di quello strumento. Questo non è vero. Perfetto, approfondiamo l'argomento, ma dopo la pubblicità rimanete con noi di My Wedding e con Antonio Nasca della Semicroma. Bentornati amici di My Weddings, oggi parliamo di musica all'interno del ricevimento. Siamo con Antonio Nasca della Semicroma. Antonio, mi hai portato una clip, una delle tue famose clip. La vediamo insieme e la commentiamo. Ok. Allora, qui abbiamo un matrimonio dove gli sposi hanno scelto un percorso ben definito, un quartetto jazz per l'aperitivo formato da batteria contrabbasso, pianista, cantante e sassofono. E come potete ascoltare, come puoi ascoltare, il repertorio è un repertorio soft, mentre gli ospiti gustano l'aperitivo e
anche vicino alla postazione musicale, riescono comunque a colloquiare, a parlare, e la musica diventa un sottofondo piacevole. Non è invasivo, ma è rilassante, esatto, tranquillo, esatto, vero? Esatto. E nella seconda parte, durante la scena, mangiando all'esterno, è possibile fare musica dal vivo. Però, come potete vedere, è un sottofondo pianistico, quindi una cosa molto molto soft, elegante, dove per quell'ora e mezza, due ore della durata della scena, gli ospiti possono gustarsi la scena ed ascoltare un po' di sottofondo musicale, in questo caso, per volontà degli sposi, classicheggiante, con un pianoforte a coda che fa anche da scenografia non indifferente. Certo, no? Assolutamente sì. A seguire, poi, dal taglio della torta, abbiamo il DJ set e quindi, come dicevo prima, giro di boa, si cambia totalmente genere, si cambia totalmente mood e si balla. Ci si scatena. Ci si scatena. Questo dà modo anche ai fotografi, comunque ai videooperatori, di avere anche delle, diciamo, scenografie naturali diverse durante il matrimonio. L'errore fondamentale che non va fatto è quello di creare un elettrocardiogramma piatto, no? Lo dicevo pure la prima puntata, cioè di fare la stessa cosa dall'inizio alla fine, quello è stanca. Dopo 4 ore di ricevimento c'è il rischio che la parte finale è già stata bruciata, tra virgolette, quando invece è proprio in quel momento che la musica ha un ruolo fondamentale. Hai perfettamente ragione, rimani qui con me. Ci guardiamo i momenti più belli di Stefano e Elenia sposi. Like me, they long to be close to you. Eleganza, prestigio, atmosfera. Tutto questo è Ricevimenti Miramonti, a Fondi.
Immerso in uno scenario naturale, contornato da piscina, giochi d'acqua e circondato da uno splendido giardino, Ricevimenti Miramonti è pronto a soddisfare il vostro desiderio più bello. Ricevimenti Miramonti, fondi. Il gruppo Night and Day Servizi nasce per soddisfare i servizi di assistenza e sicurezza di ogni genere. Servizi di accompagnamento e guida, controllo di personale, portineria, custodia reception e steward. Night and Day, la sicurezza nelle mani degli esperti. Pirotecnica Corsi, proseguimento della strada statale 156, corso della Repubblica 27 a Sezzescalo. Telefono 333 220 45 79. Venite a trovarci. Il catering d'autore Paolella è il vertice della tradizione culinaria che amalgama il palato con la bellezza delle sue creazioni. Impeccabile nell'organizzazione di eventi, fornisce un servizio di grandi qualità, realizzando ricevimenti dagli alti standard qualitativi. Affidatevi alla professionalità e all'esperienza di Paolella Catering. Bentornati amici di My Weddings, siamo ancora in compagnia con Antonio Nasca. Antonio Nasca, è sempre un vero piacere averti qui con noi. Parliamo appunto del tema di oggi. Il tema di oggi è la cerimonia, la musica all'interno della cerimonia, un elemento davvero importantissimo per il matrimonio. Vi ho portato un'altra clip e la andiamo a vedere e a analizzare insieme, diversa ovviamente da quella precedente. Andiamo a vedere, regia. Allora, in questa clip vediamo un trio. Ritorniamo al discorso che facciamo prima. Questa ragazza prima. Di Panema. Esatto, sì. E, riguardo la versatilità dei musicisti. Qui il trio durante l'aperitivo suona appunto bossa nova, jazz, swing. La formazione è pianoforte, voce, contrabbasso e sassofono, con quel repertorio di cui ti parlavo prima, adatto per il l'aperitivo, per la parte del ricevimento iniziale. Sì. In attesa che arrivino gli sposi è il mood più giusto, perché non infastidisce, non assale gli ospiti con decibel indicibili. Sì, è vero. Ed anche scenograficamente è molto molto piacevole il contrabbasso e il sax. Io lo dico sempre, gli strumenti oltre da sentire sono anche belli da vedere, quindi anche la postazione dove vengono messi ha un ruolo fondamentale. Oh, che succede? Nella seconda parte gli stessi identici musicisti fanno un repertorio totalmente diverso. Questo perché? Proprio per ottimizzare anche i costi a seconda del budget che uno ha. Parliamo di versatilità. Versatilità, quindi il contrabbassista non suonerà più il contrabbasso acustico, ma suonerà il basso elettrico. Il sassofonista diventa non più un sassofonista jazz, ma un sassofonista da revival, quindi il ruolo dei fiati è un ruolo più da dance. E logicamente il repertorio va sulle indicazioni di ballo che ci hanno dato gli sposi. Quindi il revival, questi insomma poi sono i brani evergreen che vanno sempre alla grande, no? Assolutamente sì.
questo appunto. Sono gli intramontabili questi. Esatto, questo appunto perché il nostro percorso si può fare anche con un'unica formazione. Non è necessario prendere tanti musicisti per avere differenti stili musicali. Si può dire che questo è un vero e proprio escamotage per abbattere i costi? Esatto, sì, sicuramente, perché la versatilità, la capacità di insomma reinterpretare più repertori fa sì che diciamo tu hai lo stesso musicista e quindi ottimizzi i costi. Assolutamente sì, e spesso e volentieri ti viene richiesto da parte degli sposi? Sì, sì, sicuramente, diciamo è proprio una... lo proponiamo noi proprio perché sappiamo che non tutti hanno diciamo lo stesso budget e... Anche certo. Perché molti amano ad esempio la musica, più la musica live che il DJ set, no? E quindi a quel punto ha maggior ragione con il live, invece di prendere due formazioni live distinte con comunque una... avrebbero un costo molto più perché elevato. Parliamo di 7-8 elementi, perché 3 o 4 per band, quindi due band sarebbero 7-8 elementi minimo, parliamo invece di una situazione di 3-4 elementi che riescono a fare entrambe le cose. Beh, devo dire, è un ottimo consiglio questo da dare a casa. Bene, grazie Antonio, rimani qui con me. Sto qua, fermo. Voglio sentirti ancora strimpellare, come si suol dire. Rimanete ancora con noi, amici di My Weddings, c'è la pubblicità. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
come sei dolce, Antonio. Bene, amici di My Weddings, siamo ancora in compagnia di Antonio Nasca della Semicroma. L'argomento di oggi, per chi si fosse appena sintonizzato, è la musica durante il ricevimento nuziale. Antonio, se gli sposi durante l'aperitivo volessero invece qualcosa di classico, sì, che cosa proporresti? Ci sono varie opzioni, scenograficamente molto belle, ma anche dal punto di vista musicale molto concrete. Non so, un arpe o violino o anche un quartetto d'archi. Quartetto d'archi che non vuol dire necessariamente musica classica, ma anche brani di musica leggera riarrangiati per il quartetto d'archi. Hai sempre l'asso nella manica, sempre. Non c'è nulla da fare, sempre l'asso nella manica. È la Semicroma. Certo, questo. È la Semicroma. E scommetto che mi hai portato anche una clip. Esatto. Regia. E qui abbiamo appunto il quartetto d'archi, in questo preciso istante stanno suonando musica classica, un valzer, e come puoi sentire l'atmosfera è diversa rispetto al jazz, no? Certo. Diventa più classica, più sognante, però de gustibus, no? Quindi se gli sposi volevano, avevano in mente questo colore musicale, ben venga. Qui poi tra l'altro siamo al mare, quindi c'è quasi un contrasto, no? Tra il classicismo e la spiaggia. Questo è un brano di Mozart che gli sposi hanno voluto al loro arrivo, quindi adesso infatti si vedono arrivare. Però quindi anche una particolare. Sì, anche esperti tra l'altro, perché comunque sì, in effetti non è da tutti. Non è da tutti, sì, sì. E la durata appunto è per tutto l'aperitivo, quindi diciamo un'ora e mezza, due ore, che voglio dire è un tempo abbastanza sostanzioso. Sì. E nel loro caso, ad esempio, durante la cena avevano soltanto una playlist suonata e poi il DJ set, quindi un vero e proprio contrasto, no? Tra l'inizio e la fine del ricevimento. Quindi classica prima, questo è Ravel, il bolero di Ravel, e poi il DJ set per ballare alla fine. Ennio Morricone non manca mai, Nuovo Cinema Paradiso. E l'effetto del quartetto, come avevamo visto prima, nella scorsa puntata, nella cerimonia religiosa, è notevole perché è veramente suggestivo. Over the Rainbow. Quello che sorprende molto è l'attenzione delle persone che magari non sono abituate a vedere, a sentire la musica dal vivo. Credo come vengono anche attratti. A vedere, sì, esatto. Vedere suonare lo strumento. Sì, è vero. Vedere suonare lo strumento, specialmente se è uno strumento acustico, un violino, un'arpa, si fermano. I bambini sono la cosa molto che colpisce, perché sono carini. Molto attratti dall'oggetto e cercano di capire come quell'oggetto possa, come da quell'oggetto possa uscire quel suono. Speriamo che da grandi poi diventi la magia della musica è anche questa. Assolutamente sì. Che ne dici di salutare i nostri amici di My Weddings con un brano? Come no? Suoniamo un brano che di solito lo scelgono le spose o per il primo ballo o per il ballo con il papà. What a Wonderful World. Bene, ringraziamo gli amici di My Weddings, l'appuntamento è sempre per domani e anche Antonio Nasca della Semicroma. A te. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a